Arci Gay, c'è anche Ostilia Mulas che è venuta stasera e Geraldine Martini invece in rappresentanza di Genova Gaia. Stavo raccontando prima a Vladimir che Genova in questo momento è un bel luogo di confronto su questi temi, ci sono state diverse iniziative e ancora ce ne saranno. C'è stato l'intervento della Prodo di Genova, di Arci Gay, nel Festival della Scienza. È stato un momento importante, un bel riconoscimento istituzionale, Lilia ha fatto tanto lavoro ed è venuto insomma una bella iniziativa. Ci sarà sabato prossimo una bellissima iniziativa a Palazzo Ducale di confronto, io mi sbaglio sempre sul titolo, che si intitola Dagli stereotipi all'identità di genere, organizzato da Genova Gaia e in particolare da Geraldine che abbiamo qui, ed è insomma appoggiato da Palazzo Ducale e dalla Regione, quindi insomma di nuovo un bel riconoscimento istituzionale. E poi sempre qui da Feltrinelli il 13 ci sarà la presentazione di questo interessantissimo lavoro Le cose cambiano, un progetto molto interessante, poi trovate sul programma. E insomma, quindi Genova è un posto dove succedono delle cose interessanti, succederanno anche delle altre cose più interessanti tra marzo ed aprile, ci saranno una serie di incontri sull'eteronormatività e quindi insomma siamo davvero contenti di essere qui a parlare, anche se poi oggi in realtà parliamo del tuo libro, ora questo è solo un po' una premessa iniziale. Allora, Valerio Barbini, stato presidente di Arci Gay genovese, già segretario regionale SEL, adesso è nel nazionale di Arci Gay. Geraldine invece è la responsabile della parte, diciamo, dell'area transgender di Genova Gaia. Di Vladimir sappiamo tutti, però ci ricordiamo tutte le cose, alcune delle cose che ha fatto, attrice. Tra l'altro quando torni tra poco presenti di nuovo lo spettacolo il 22 novembre, che torni a Genova? No, credo no. Sia per un incontro con... Perché invece appunto un paio di anni fa sei venuta a presentare il tuo bellissimo spettacolo, scrittrice, parlamentare, prima persona transgender eletta nel Parlamento italiano. Dopo la Santanchè. Sì, perché sono anche di genere. Santanchè. E poi vittoriosa l'Isola dei Famosi. Molto gentile. Tutti abbiamo fatto tipo per te. E ha scritto Favole non dette e Eldorado, già sempre per Bompiano. Poi mi presento io, mi sono scritta le cose perché di solito sono molto confusionaria e quindi oggi speravo di essere un po' più ordinata, ma non ci sto riuscendo. Perché io sono qua? Perché, va bene, intanto come università ci stiamo occupando sempre di più dei temi del genere, abbiamo un laboratorio che si chiama About Gender, dove stiamo cercando di portare avanti questa riflessione che riguarda un po' tutti, cioè stiamo cercando di ampliare un po' il discorso sul genere e sui generi in modo che tutti si rendano conto che l'identità di genere ci riguarda e ci attraversa tutti. E una delle questioni che ci sta più a cuore è proprio quella dell'eteronormatività. L'eteronormatività è una regola, una norma che governa il nostro modo di vivere, il nostro modo di stare nella società. Governa il modo di essere maschi, il modo di essere femmine, il modo di essere abietti dalla società se non si rientra in certe regole, e quindi secondo noi è bene discuterne in tanti contesti, è motivo per cui appunto, come ti accennavo prima, tra marzo e aprile faremo questa serie di incontri che ha proprio come tema l'invenzione dell'eterosessualità, no? Che è una cosa che noi diamo per scontata, invece è un'invenzione storica anche abbastanza recente. Ma mi interessava parlare di questo, del nostro interesse, perché ne discutevamo poco fa con Vladimir, secondo me uno dei temi forse sottostanti ai discorsi che sono affrontati in questo libro, che in realtà parla di moltissime cose, ma le domande più specifiche poi le faranno gli altri interlocutori, le altre interlocutrici, uno dei temi che mi sembra venga fuori, che riguarda le due protagoniste, è proprio che rappresentano un modello di femminilità
molto ancorato appunto a delle aspettative sociali su che cosa deve essere una donna, deve fare una donna. Da una parte un modello di femminilità molto legato a un ruolo oblativo, la sorella buona, quella che rimane a casa a pensare alla mamma, al figlio, al marito, ma che fa tutto questo non per amore, ma perché chissà che cosa penserà la gente se io mi comporto diversamente. Tutte le sue scelte di vita sono molto legate a un ruolo che è un ruolo di cura. Dall'altra parte invece c'è questa figura, e dicevo prima Vladimir, che mi ha fatto invece affezionare e mi ha intrigato subito moltissimo, che è la sorella cattiva, tra virgolette, quella che se n'è andata, quella che vende il suo corpo per fare carriera, no? La prima cosa che emerge dal libro. Però da subito non la riesci ad odiare, no? È come se facessi il tifo per lei e aspettassi ogni riga che emergesse la sua umanità, la sua fragilità. Una fragilità che poi infatti viene fuori, è portatrice di una ferita antica e comunque rappresenta un altro tipo di femminilità che è molto complementare al desiderio maschile, cioè queste due donne non esprimono nessun desiderio autonomo, non sono capaci né di amare né di desiderare, come del resto purtroppo è un problema dell'identità di genere femminile. Sono legate a un immaginario maschile, un immaginario della società. Mi hanno ricordato, questo non te l'ho detto prima, però è un azzardo che mi sento di fare, le due protagoniste di un libro che io ho amato moltissimo, che è Un cuore arido di Cassola. Anche lì ci sono due sorelle, una che viene considerata buona ma che in realtà è semplicemente asservita alla morale, e l'altra che è considerata cattiva perché ha seguito invece il suo desiderio, ed è il cuore arido, è quella che sarebbe il cuore arido. E mi sembra che un po' in qualche modo queste due figure si possano confrontare, anche se appunto in realtà le tue figure sono contestualizzate in una società che ha tolto il desiderio, una società che ha sostituito il desiderio col consumo, col capitalismo, con l'arrivismo, no? con la carriera, che poi tu dici è qualcosa di effimero che non ti dà nessun piacere. Ti lascio questa suggestione e cedo però invece la parola a Geraldine, che ha delle domande molto puntuali da sottoporre. Una domanda che volevo proporre era questa, cioè Marianna è un personaggio molto forte. Marianna è un personaggio molto forte nel libro, è quello che mi ha colpito più perché forse ha una grinta, un'aggressività data forse dal problema che ha avuto in famiglia, come tante volte capita, e quindi questo è un motivo per far scattare lei di fronte alla vita, questa ribellione rispetto alla famiglia, perché lei si ribella e comincia a dare via il corpo, a far di tutto per riuscire ad arrivare a questo. È un, cioè, ti è piaciuto questo personaggio oppure? Ma intanto buonasera a tutte e tutti, grazie, siete tanti ed è bellissima questa Feltrinelli, io ormai le sto visitando tutte, è la prima volta che sono questa di Genova. E ringrazio la comunità perché ormai abbiamo un rapporto di amicizia duratura, ringrazio tutte le mie amiche dell'Associazione Princesa che sono qui presenti in massa, capitanate dalla Presidente, che è una Presidente buonissima, devo dire, perché io vi ho invitato quest'anno a Gay Village, a Roma, che ho diretto quest'anno, ed è la prima volta che invitando una persona a livello istituzionale si presenta venendo da Genova con il pesto fatto in casa, e io ho avuto... Abbiamo fatto, generalmente quando ci incontriamo tra istituzioni, tra virgolette, ci scambiamo, non so, gadget, premi, dico no, invece il pesto, capito? Che è la cosa più, che era buonissimo tra l'altro, queste sono cose tra donne, scusate. Detto questo, perché piace tutto il pesto. Io ho scritto un romanzo, dico subito che ho scritto un romanzo perché ci dobbiamo capire sul genere. Quindi il genere è
un romanzo, anche se, essendo fautrici del transgender a livello sessuale, credo che anche questo si può proiettare nell'arte, perché credo che anche l'arte sia un po' transgender, per cui anche se questo, non lo so cosa succede, sento fisico, forse perché ho le gambe scoperte, non lo so. Allora, credo che anche se il titolo potrebbe illudere, potrebbe far pensare a un saggio politico, in realtà non è un saggio politico, è un romanzo, anche se secondo me qualche tratto di politica questo romanzo ce l'ha. Si chiama appunto L'Italia migliore. Se io scrivo un libro che si chiama L'Italia migliore, avendo fatto politica, uno pensa che sia un libro sulla realtà politica italiana. Lo è fino a un certo punto. In realtà L'Italia migliore è il nome di una trasmissione televisiva. Una trasmissione televisiva che va in onda, che ho inventato io, che va in onda in una rete di una emittente privata, la sera, nel prime time, che viene condotta da una presentatrice che ho inventato io, che si chiama Marianna, il nome d'arte è Mari Lupa. Questa conduttrice riesce a ottenere il posto in televisione dopo essere andata a letto con il direttore della rete privata. E ovviamente anche questo me lo sono inventato io, perché come tutti sapete queste sono cose che nella realtà non accadono, e quindi mi sono dovuta molto sforzare la mia fantasia per pensare che qualcuna trovi queste scorciatoie di santo in paradiso e qualcuno in camera da letto. Lei conduce questo docu-reality, l'ho chiamato così, un docu-reality, perché in parte è un reality e in parte è un docu, perché lei ha il compito di andare in giro per l'Italia e andare a scovare quelle persone alle quali i giornali hanno dedicato spesso solo qualche riga nelle pagine di cronaca, che hanno compiuto dei gesti eroici. Quindi o spendere tutti i risparmi per aiutare qualcuno che ne ha bisogno, oppure addirittura rischiare la propria vita per salvare un'altra vita. Quindi cosa si fa? Lei va in giro, va nelle case di queste persone, le intervista, le fa uscire in televisione, le fa diventare famose, le fa amare dal grande pubblico, ne sceglie sei di queste persone, dopodiché scatta la bastardaggine, il cinismo. Cioè cosa succede? Queste persone si ritrovano a loro insaputa a essere concorrenti di un reality. Quindi vengono contrassegnate da un codice 01, 02, 03, 04, 05, 06 e lei fa partire il televoto da casa e dice: tra tutti questi migliori voi dovete scegliere il migliore tra i migliori. Televotate da casa a questo numero, chi vincerà, vincerà 500.000 euro. Quindi si insinua il contagio, diciamo così, della competitività, dell'arrivismo, del profitto in persone che invece avevano fatto tutto questo senza alcun interesse se non quello dell'aiutare gli altri. Quindi questo, diciamo, è il titolo del libro ed è il titolo della trasmissione. Come si diceva prima, Marianna è una figlia, ovviamente, e ha una sorella. Lei è nata in un paese di provincia, ma è andata via, anzi proprio è fuggita anche male, perché la madre non ha visto di buon occhio il fatto che lei avesse deciso di trasferirsi dalla cittadina di provincia nella grande città per cercare di diventare famosa. Anzi, sull'uscio della porta le dice: tu finirai male. Quindi come una sorta di maledizione le danno, tu finirai male. E invece l'altra sorella è quella che decide di rimanere in paese, come si diceva prima, e a prendersi cura non solo del marito e del figlio, di stare insieme al marito e al figlio, ma di avere in casa la mamma che nel frattempo sta sviluppando un Alzheimer progressivo.
perché va via? Tu dicevi giustamente come atto di ribellione, sì, come atto di ribellione, perché anche se all'inizio voi odierete il mio personaggio, chi di voi avrà la bontà di leggere il libro, perché effettivamente è odioso all'inizio, sì, tranne che per chi è psicologo e quindi trova subito interessanti le persone. No, per me è odioso. Perché è una che va a letto col direttore della rete per avere la trasmissione televisiva scalzando l'altra conduttrice. È una che tratta male tutti, il truccatore, il parrucchiere, l'autista, licenzia la gente, è isterica, fa delle scenate e non le mai sta bene niente, i vestiti non le stanno mai bene. È una che insomma usa dosi massicce di cocaina che contribuiscono all'instabilità comunque del suo umore, eppure mentre la sorella inizialmente sembra quella buona che è rimasta in città a prendersi cura della madre, eppure tutto questo, e mi fermo qui, nasconde poi la tragedia. Perché? Perché lei è andata via di casa non solo per cercare il successo, la fama. In realtà lei è fuggita di casa perché, perché quelle pareti domestiche sono testimoni di un dramma che lei ha vissuto e che lei vorrebbe dimenticare, e lei illusoriamente crede che il successo, la fama, la notorietà, i soldi siano l'antidoto, siano la cura a questo suo malessere che invece ha radici più profonde e più antiche. Bravo. Il libro ha una sua morale all'interno, oppure vuoi che la morale sia cercata e trovata da chi lo legge? Ma io non lo so se c'è una morale, perché poi io vorrei lasciare libera l'interpretazione a ognuno di voi. Forse se possiamo trovare qualcosa che vorrei dire è questo: il successo nella vita che cos'è? Molti pensano che avere successo sia essere riconosciuti per strada. Questo lo dico perché, avendo fatto, come è notorio, una trasmissione, quando ogni tanto c'è qualcuno che mi dice: mi fai andare in televisione? Mi fai conoscere Maria De Filippi? Mi fai conoscere l'avventura? Mi fai conoscere? E io dico: ma perché vuoi andare in televisione? E no, non mi sanno rispondere. Cioè, si vuole andare in televisione per andare in televisione. Cioè, il fine è quello. Dice: sai, che così divento famoso, mi faccio i soldi. Ecco, qual è il successo nella vita? Il successo, secondo me, non si misura da quanta gente ti riconosce per strada. Perché anche la Franzoni, credo che se vada in giro, qualcuno la riconosce. Eppure non è che abbia fatto cose così esemplari, no? Il successo, secondo me, si misura da quanta gente ti è riconoscente. Ecco, questo secondo me è importante. Allora, potrebbe sembrare un paradosso, però è vero, ci sono delle persone come me, come Dario Fo, che ho avuto oggi l'onore di conoscere, o grandi artisti, musicisti, attori, che la gente è riconoscente loro per le emozioni che sono riusciti a trasmettere attraverso la loro musica, attraverso la loro opera d'arte. Ma ci sono, e quello è un successo, no? E poi ci sono delle persone che magari possono avere anche nella vita solo due persone che gli sono riconoscenti. Magari quelle due persone che hanno aiutato in un periodo difficile della loro vita. Ecco, per me tra una persona che va in televisione per andare in televisione e una persona che invece ha persone riconoscenti per quello che hanno fatto, credo che quello sia il successo. Il successo è realizzarsi nella vita, fare delle cose in cui una persona crede. Persone di successo sono persone che spesso magari non sono mai andate in televisione, volontari che hanno una grande competenza medica ma decidono non di restare nel proprio paese o di andare a Harvard o non so dove per fare i soldi, ma che vanno in un paese del terzo mondo per mettere lì a servizio le proprie conoscenze mediche e aiutare delle persone,
sono la forza del volontariato, sono le persone che aiutano gli altri. Quella secondo me è la misura del successo. Magari per qualcuno il successo può pure essere aver trovato la persona giusta nella vita, beati voi, poter... il successo può realizzarsi nella vita, e quello per me è il successo. Quindi questo ho voluto dire: il successo, la mia protagonista, non ce l'ha quando ha il programma televisivo, quando c'è i soldi, quando c'ha l'auto blu, quando c'ha l'autista, quando ha i truccatori, i parrucchieri. No, perché proprio in quel momento invece lei è all'apice della sua depressione, come spesso accade. Voglio ricordare che Amy Winehouse, questa cantante bravissima, si è suicidata all'apice del suo successo. Quindi non è quello. Il successo, la mia protagonista, ce l'ha quando prende coscienza che la soluzione dei suoi problemi non è la trasmissione televisiva, ma è cercare di ritornare al suo paese, parlare con la madre, per capire questo suo trauma infantile. E paradossalmente, perché poi ho voluto mettere una nota d'amaro, mentre lei andando in giro viene riconosciuta da tutti, proprio quella persona di cui lei avrebbe bisogno di parlare per risolvere questi problemi a causa dell'Alzheimer è l'unica che non la riconosce. Che voi sapete che questa malattia spesso spinge anche madri a non riconoscere più i propri figli o a riconoscerli soltanto in certi momenti, e quindi per lei questo rimane un problema insoluto. E forse è un'altra morale che ho trovato, così ti faccio contenta due volte. Grazie. Un'altra morale è questa: lei vuole risolvere questo, sciogliere questo nodo di conflitto con la madre quando è troppo tardi, perché la mamma nel frattempo, poiché io ho 48 anni, so che non si vede, lo leggo nei vostri occhi sbigottiti, ebbene sì, ho litigato con l'anagrafe non solo per motivi sessuali ma anche per quello che riguarda l'età di nascita, come vedete. Ecco, anche se ho 48 anni, mia mamma mi ha fatta quando aveva 18 anni, perché era rimasta incinta di me. Quindi ho una mamma relativamente molto giovane. Io vedo i miei coetanei e le mie coetanee che spesso hanno i genitori che sono già morti oppure che stanno molto male. E mi è capitato a volte di sentire gay o lesbiche o trans che mi dicono questa cosa: l'unico rimpianto è che non ho parlato con mia madre o con mio padre di queste cose e adesso è troppo tardi. Ecco, anche un po' questo c'è, è qui, diciamo, quando si può fare, quando è possibile, facciamolo fin quando siamo in tempo. Ok, sì, allora Vladimir prima diceva che il titolo potrebbe anche darci un po' in inganno e far pensare a un libro politico, appunto, forse non è un libro politico, è un romanzo, diceva, però in realtà un po' ci credi col titolo, nel senso che, come ti dicevo,